Un'iniziativa che cresce ed arriva alla 14ª edizione. Torna Giochi senza barriere, domenica 7 luglio in Piazza Martiri a Teramo. Due importanti novità per quest'anno, il coro e orchestra dal vivo dell'associazione Passi Insieme, in collaborazione con il Conservatorio Braga, e la mascotte Barry, scelta da tutte le associazioni partecipanti, che aumentano di anno in anno grazie all'unificazione dei 4 centri dei servizi per il volontariato provinciali, avvenuta nel 2020. Questa manifestazione per noi è importantissima per promuovere il mondo del volontariato, ma in una visione, diciamo, come dire, inclusiva, è una parola che si usa oggi, cioè mettere insieme persone che vivono un momento di fatica, di disabilità, con persone che in qualche maniera invece li chiamiamo normali. Ed è una manifestazione che da tanti anni ormai, cioè 14 edizioni, ma è diventata regionale da quando il CSV Abruzzo è nato, non subito, subito dopo il Covid, è partita questa idea di allargare anche alle altre province, infatti parteciperanno associazioni anche di altre province. Divertimento, socializzazione e inclusione alla presenza di due testimonial d'eccezione. Ivan Gottini, che è il nostro grande performance, farà delle performance musicali, è un ballerino quindi in carrozzella, è famoso perché ha girato tantissimo in Italia e lui non vede l'ora di venire, lui soffre di sclerosi multipla. E poi abbiamo Matteo Cattini, un ambasciatore appunto paralimpico dei CIP, che lui racconterà la sua esperienza di campione, purtroppo ha perso una gamba, ma nonostante ciò non si è fermato, ha partecipato alle Olimpiadi di Rio e anche lui ci testimonierà quanto è bella la vita anche se ci sono problemi.